Ci siamo occupati in questi giorni e molto di terapie intensive, ne abbiamo voluto aumentare il numero sia nei nuovi ospedali che ben si prestano alla conversione di molti posti letto in terapie intensive perché sono meglio attrezzati, sia riaprendo anche una parte dei vecchi ospedali dove le vecchie tubazioni sono state rapidamente, con una velocità davvero cinese, ripristinate. In alcune situazioni come a Pisa e a Lucca già sono pronti nuovi posti letto di terapia intensiva. Ci siamo occupati di posti Covid, cioè quei posti letto che precedono il ricovero in terapia intensiva. Ed è giusto far così, perché le roccaforti del nostro servizio sanitario regionale bisogna che siano in questa situazione particolarmente rafforzate. Se perdessimo sul terreno di questa fase ultima della cura, dovremmo essere nella condizione di non garantire più ai cittadini un diritto fondamentale che è stabilito dalla Costituzione e dalle leggi, essere appropriatamente curati anche nella fase ultima, nella fase più estrema in cui si ha bisogno di cure. Però non basta rafforzare le roccaforti, bisogna essere consapevoli che la battaglia si vince sul territorio. Per questo abbiamo dedicato ieri e la mattinata di oggi a lavorare insieme con una commissione di esperti istituita da me con una lettera, esperti del Servizio Sanitario Regionale, medici, dottori, universitari, esperti anche di questioni bioetiche, medici di famiglia, a scrivere un decreto, un'ordinanza che riattribuisce al medico di famiglia il ruolo fondamentale di occuparsi del proprio paziente, di essere cioè la porta d'accesso ai servizi sanitari regionali, sia nella fase iniziale, sia eventualmente dovesse presentarsi anche questa situazione nella fase terminale, quando un cittadino volesse esprimere il proprio diritto di essere curato nella fase terminale a casa, assistito presso il proprio domicilio nella fase terminale. Questo modo di affrontare il problema deve vedere da parte della Regione ovviamente un impegno, un patto forte a fornire tutti i dispositivi di protezione individuale di cui i medici hanno bisogno, mascherine di tipo FFP2, mascherine chirurgiche, tuta integrale monouso, occhiali, guanti, divisa, sovrascarpe. Sono convinto che riusciremo a fornire ai medici, ai pediatri, ai medici della continuità, agli infermieri sul territorio questo tipo di attrezzature indispensabili. E poi accanto ai medici di famiglia e ai pediatri di famiglia ci saranno anche le USCA, una ogni 30.000 abitanti, composte da infermieri e da medici della continuità che effettueranno i sopralluoghi e che effettueranno anche il prelievo del tampone qualora si dovesse fare una verifica su un caso sospetto. Ma ciò che è veramente importante è che noi abbiamo costruito insieme agli specialisti un vademecum terapeutico che consente ai medici di poter procedere alle prime cure, a primi tentativi che, seppure con modesta evidenza di efficacia, sta scritto appunto nell'allegato che noi abbiamo messo a questa ordinanza, consentono però un primo trattamento, sono prime indicazioni pratiche per il trattamento a domicilio del Covid-19. Noi pensiamo che in questo modo si possa ristabilire innanzitutto la centralità del medico di famiglia e la centralità del paziente anche nella prima fase in cui ha bisogno di cure. Poi verranno altre soluzioni, altri comparti nei quali l'aggravarsi della malattia può trovare una soluzione. Uno di questi è senz'altro l'albergo sanitario, che io adesso sono andato a visitare a Montecatini. Noi ne vogliamo aprire ben 3.000 di posti letto, almeno un albergo sanitario per provincia. Nell'albergo sanitario c'è un infermiere e c'è quindi una continuità di assistenza che è un po' più forte rispetto a quella che si può trovare a domicilio. E l'albergo sanitario è a disposizione di tutti coloro che non possono stare in famiglia o che preferiscono anche trovare una soluzione individuale per evitare magari di essere uno strumento di contagio nei confronti dei figli o nei confronti dei parenti o addirittura della popolazione anziana, che è la popolazione più a rischio. E poi ancora ci siamo prefissi l'obiettivo di costruire
almeno 400 posti di cure intermedie che stanno appunto a metà tra cure ospedaliere e cure sul territorio. Anche queste avranno una sorveglianza medico-infermieristica continua e avranno anche a disposizione la possibilità di fare una prima terapia con l'ossigeno. Quindi in questo modo noi pensiamo di costruire sul territorio tanti importanti presidi prima di giungere all'ospedale, che è una risorsa che va usata nel modo più appropriato. Va usata per tutti coloro che ne hanno davvero bisogno, senza che resti ingolfata, senza che resti sovraccaricata. Sono profondamente convinto che la vera sfida si vince rafforzando ovviamente gli ospedali come stiamo facendo, ma soprattutto la battaglia si vince sul territorio. Per questo ringrazio i medici di famiglia, i pediatri, che una volta che saranno riforniti bene di adeguati dispositivi di protezione individuale, sono certo si getteranno in questa battaglia facendo il meglio possibile per i loro pazienti.